L'esperienza poco conosciuta ma coinvolgente che ha visto in Isegni personaggi di primo piano durante la Resistenza è stata ripercorsa attraverso documenti, narrazioni e video al Liceo Classico Linguistico e Coreutico Ruggero VII durante un incontro nell'Aula Magna voluto dalla dirigente scolastica Irene Collerone in occasione del 71esimo anniversario della liberazione dell'Italia. L'esperienza di Salvatore Giuiusa, carabiniere di Mazzarino, la storia di ben 5 comandanti partigiani formatisi al Liceo Classico con particolari inediti e interessanti e la lettura delle pagine del diario di Reletta d'Isola nel racconto dei due anni in cui la famiglia aristocratica della giovane ospitò Pompeo Colaianni, detto Barbato, hanno così permesso di sfatare il pregiudizio di una città sopita dove non possono nascere sentimenti forti o la volontà di mutare la storia. La resistenza dei Nisseni è stata una realtà importantissima. Abbiamo avuto numerosissimi studenti di questo liceo, ex allievi di questo liceo, che hanno combattuto e hanno anche comandato la resistenza, tra questi Pompeo Colaianni. Ma abbiamo voluto ricordare anche la figura di Salvatore Giuiusa, che subì il campo di concentramento e rimase però fedele ai valori più alti della patria e alla tutela del popolo. Beh, è una figura caratteristica, non è stato un militante della resistenza in senso stretto, perché la sua militanza fu il servizio allo Stato attraverso la sua funzione di brigadiere dei carabinieri, ma quando l'8 settembre si dovette scegliere tra l'asservimento ai fascisti e ai nazisti e la lotta per la liberazione dell'Italia, lui non ebbe esitazioni. Fu deportato nei campi di concentramento, si salvò per miracolo una decina di giorni prima che fosse cremato, in un forno appunto crematorio, quando arrivarono gli alleati a liberarlo. E non se ne parlò per molto tempo, era una persona molto riservata, molto legata alla famiglia, al suo dovere di carabiniere, ma ritenne opportuno, tornato dalla prigionia, scrivere un libro di memorie che non pubblicò mai. E nessuno sapeva dell'esistenza se non i familiari di questo libro, di questi appunti, di queste memorie. 6-7 anni fa questo libro è stato pubblicato, è un libro che dovrebbe essere letto perché il percorso, il calvario appunto di chi ha vissuto l'oppressione nazista e ha rischiato la morte.